Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come faccio un altro tipo di stickers con la resina. Per la resina, scusate. Allora, guardate, questo è il risultato di ciò che faremo. Vi faccio vedere qualcosina che ho già fatto. Qualcosina, qua ne ho miliardi già. Sono tutti questi, quelli che ho fatto finora. Cioè, alla fine sono particolari. Un qualcosa che io sinceramente non ho ancora visto su YouTube. Infatti vi ho chiesto se vi interessava vedere questo genere di stickers. Prima però io ho fatto la prova a metterli nella resina, prima di farvi vedere come si faceva. Perché se venivano male, sinceramente non ve lo facevo vedere. Allora, ci serviranno allora, delle forbici, piccoli, io uso quelle piccoline, lo scotch, io uso questo che è più... È più largo perché per quello che andremo a fare ci servirà così. Poi uso una salviettina imbevuta con io ho messo dentro dell'acqua, se vedete, tutta inzuppata. E poi ci serviranno i tatuaggi. Avete presente i tatuaggi, quelli che si comprano ai bambini per farli quelli che si fanno con l'acqua, va? Questi, cioè io userò questo perché ce l'ho solo, unico. Ve ne faccio vedere magari due come si fanno. Allora, per prima cosa, questo è il tatuaggio, vedete che c'è ancora la pellicola trasparente. Allora, useremo questa pellicola. Allora, capovolgiamo il tatuaggio. Prendiamo la, come si dice, la salviettina imbevuta fatta di acqua e iniziamo a pressare. Non è tutti i tatuaggi però che si fa, che si riesce a fare questa cosa. Io ne provo uno per primo. Magari, non so, di altre marche non si fa, non vi so dire. Io ho usato alcuni tipi che non si appiccicavano sulla loro stessa plastica. Vedete? Dovete pigiare molto forte con l'acqua, così date la possibilità al tatuaggio che si appiccica sulla sua stessa pellicola, quella trasparente. Perché prima l'ho provato a fare sullo scotch e a volte mi capitava che si appiccicava pure la carta e ogni volta era un casino per toglierla. Vediamo che già si sta staccando. Guardate. Adesso il tatuaggio è già sulla sua, la sua carta, la sua plastica. Vedete? Togliamo questo, lo buttiamo. E adesso prendiamo il nostro scotch. Si riesco a trovare dove è. Ecco. Con la mano bagnata. Prendiamo lo scotch. Lo apriamo. Questo è lo stesso passaggio degli stickers che avevo fatto prima. Spostiamo un attimo questo, se si sposta. Un attimo, mettiti qui. Appoggiamo questo sul tavolo. Prendiamo il nostro tatuaggio. Vedete com'è sulla pellicola? Spero lo capiate bene questo passaggio. E adesso, piano, appiccichiamo il tatuaggio sullo scotch. Così, perfetto. Adesso allarghiamo lo scotch e lo ripieghiamo su se stesso, piano piano, senza fare le bolle, mi raccomando, come sto facendo io. Ecco, no, non ci sono, non le ho fatte. Meno male. Adesso tagliamo. Così, e piano piano, perfetto, vedete? Adesso ritagliamo lo scotch superfluo, scusate, a volte l'apparecchio mi fa scappare parole che non voglio. Così, vedete? Ecco. Così. Ed ecco qua il risultato. Cioè, alla fine è facilissimo, vedete? Cioè, così possiamo fare tutti gli stickers che vogliamo.
Il mio cane sta dormendo, scusate. Cioè, alla fine è facile e veloce pure. Avete visto? Che semplice. Ne facciamo magari un altro, dai. Vi faccio vedere un pochino meglio. Ho il cellulare che si vuole suicidare. Perciò prendiamo un altro tatuaggio. Con un po' di cose in mezzo, un attimo. Andiamo al tatuaggio, questa farfallina qua rossa. Prendiamo questa farfalla. Ecco. Di nuovo con il fazzolettino imbevuto. Bello, vedete che è pieno saturo di acqua. Già che si vede, iniziamo a pigiare forte così. In questo modo. Considerate che questi li ho comprati oggi. Mi piacciono un sacco. Dovete pigiare e spingere e fare riempire tutta di acqua la carta praticamente. Ecco qui. Guardate qua, già si è tolto da solo. E adesso andiamo a togliere la carta. Vedete? Perfetto, mettiamo questo. Adesso prendiamo il nostro. Scusate un attimo, di nuovo il telefono si vuole suicidare. Prendiamo di nuovo la nostra, il nostro scotch. Adesso ce la facciamo. Riprendiamo il nostro scotch. Lo apriamo così, prendiamo il nostro tatuaggino e lo mettiamo così, perfetto. Adesso prendiamo lo scotch, lo giriamo su se stesso in questo modo e così abbiamo il nostro stickers. Così, guardate, spero che si veda. Adesso lo ritaglio e poi ve lo metto di nuovo sul, come si chiama, qua sul tavolo, così si vede. Così. Giriamo, sperando che non lo taglio. Ecco. Ed ecco qui il nostro sticker. Guardate, ve lo faccio vedere da qui che si vede meglio. Spero che lo vediate. Avete visto quanto è semplice? Vedete? Qua c'è, no? Cioè, qua ci sono tutti quelli che ho fatto finora. Cioè, sono un macello. Ne ho fatti tantissimi. Perché sono troppo facili da fare. Con questi, per esempio, guardate. Dov'è? Dove sta? Con questi ho avuto problemi. Infatti, vi faccio vedere cosa mi è successo con la carta. Perché è quella cosa che avevo spiegato poco fa, che prima le attaccavo direttamente sullo scotch. Vedete? Mi è rimasta tutta la carta dietro. Così ho deciso di provare in questo modo, infatti mi è venuto molto più semplice. Mi è venuto troppo semplice così. Comunque spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuta la mia idea. Al prossimo video, ciao!